Marsilio in poco più di un anno ha lavorato su tutti i fronti, ha gestito ottimamente l'emergenza Covid. Probabilmente se in un'altra regione italiana fosse stata costruita un'eccellenza ospedaliera in pochissimo tempo e tra l'altro con un costo inferiore di quanto previsto, no? Avrebbe avuto molta più visibilità, ma noi siamo molto fieri di questo. È quello che vorremmo esportare. Tra l'altro segnalo che noi come Fratelli d'Italia abbiamo due candidati alla presidenza di due regioni quasi confinanti entrambe, con l'Abruzzo, insomma, le Marche a nord e la Puglia al sud, per, insomma, in mezzo c'è il Molise, che ragioniamo per costruire una vera e propria dorsale adriatica fatta di velocità, di infrastrutture e di sviluppo anche nella collaborazione tra Marsilio e speriamo domani Fitto e Acquaroli, per cui ci siamo concentrati su questo territorio, crediamo che possa avere ancora di più e mi pare che i risultati arrivino. Nelle prossime amministrative a Chieti, Avezzano, come è accaduto in tutta Italia, nonostante si sia dialogato per diverse settimane, alla fine abbiamo privilegiato la compattezza come è normale che sia, e anche all'Aquila confido che rientri tutto. Certo, insomma, non credo che ci si possa obiettivamente vergognare dell'amministrazione Biondi, però magari la frase sbagliata di un singolo può essere corretta dagli altri, insomma, ci si può chiarire. Io non ho dubbi sul fatto che questo accadrà, perché poi alla fine anche con la Lega e soprattutto con la Lega abbiamo sempre lavorato molto bene. Io continuo a dire che considero da pazzi irresponsabili quello che il governo sta facendo in queste ore sul tema dell'immigrazione, perché io ricordo un governo che rincorreva gli italiani con i droni quando correvano da soli sulla spiaggia durante il lockdown. Noi abbiamo con quella fermezza consentito che non si propagasse il Covid e oggi si fa finta di non vedere che ci sono migliaia di immigrati clandestini che prima entrano irregolarmente sul nostro territorio, alcuni di loro sono contagiati, molti scappano e vengono, quando vengono recuperati, dopo giorni, però insomma non siamo stati in grado di controllarne anche i movimenti, e secondo me questo qui è folle.